Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per un altro fantastico video per World of Warship. Allora ragazzi, oggi concludiamo, diciamo, questa parte di tutorial con una... dato che non so se l'avete vista, vi invito ad andarla a vedere, la guida degli upgrade. Chiaramente queste sono tutte... sono dei video che faccio per i neofiti, chiaramente, quindi chiaramente se voi siete già esperti del, del mondo di World of Warship non ne avete bisogno. Penso di aver risolto i problemi di audio, speriamo. Ho riaggiornato OBS e si è tutto risistemato, meglio così. Allora, dicevamo, faremo un nuovo tutorial. Oggi vorrei farvi, come ho già detto, come abbiamo fatto quello per quali munizioni usare, quello per l'uso del mirino e l'uso degli upgrade. Oggi andiamo a vedere l'uso delle skill del capitano, ragazzi. Facciamo una panoramica, verrà un video un po' più lunghetto, chiaramente. Facciamo una panoramica sulle skill del capitano, o meglio, su a cosa servono le skill del capitano. E in più, almeno la mia versione delle skill del capitano per le varie tipi di nave. Ok ragazzi, allora le skill del capitano, ragazzi, per prima cosa ogni vostra nave ha un capitano da poterci mettere. Il capitano, man mano che voi giocate, aumenta di esperienza. Più aumenta di esperienza, più guadagnate punti. Più punti avete e più potete andare a mettere le skill del capitano. Queste skill che cosa servono? Servono ad ottimizzare e a migliorare l'efficienza della nave, ragazzi. Quindi in base alla nave che andrete a scegliere, bisognerà andare a mettere delle determinate skill al capitano per renderla, per ottimizzarla al meglio, chiaramente. Allora, iniziamo. Vi faccio vedere i tier 10 perché comunque sia il vostro scopo è arrivare al 10. Ci sono delle navi che potrebbero essere diverse proprio perché ottimizzate per quel tipo di nave. E poi le vedremo. Comunque, iniziamo subito. Allora, sullo Shimakaze, ragazzi, e quindi stiamo parlando dei destroyer giapponesi, che come ben sapete sono molto basati sul lancio di torpedo, almeno la linea classica. La linea nuova è già diversa, però comunque essendo basati sul lancio di torpedo io l'ho pensata così le skill, almeno per me. Dovete andare a mettere come primo punto preventive maintenance, perché se voi leggete, ah scusate che il capitano è in retraining perché lo usavo sullo Shiratsuyu, cioè sullo Shiratsuyu. Comunque sia, preventive maintenance perché vedete, meno 30% tu rischio di incapacitazione dei moduli. Per un DD è importante non perdere i moduli, perché per moduli si intende i motori, il timone, le armi, i cannoni, i tubi lanciasiluri. Quindi questo è fondamentale. Poi, come seconda steel, io ho messo la stand. La stand è vitale, ragazzi. Quindi non fate... la stand è... Per chi dice che non serve, mi dispiace, la stand serve sui DD. Perché? Chi dice che non serve la stand è perché non lo usa il DD come deve essere usato il DD. Il DD deve stare davanti, deve prendersi anche le botte quando serve, deve scappare, deve fare mordi e fuggi, ma comunque deve stare davanti. E quindi è il primo bersaglio che uno vede. È normale, ragazzi. Può succedere. E la stand vi salva la vita. Vi salva la vita perché senza, altrimenti, non riuscireste... a combinare un ceppolo, almeno secondo me. E quindi la stand vitale. Poi io ho messo Expert Marksman perché lo Shimakaze ha le torrette un po' lente e quindi dare un po' più di velocità alle torrette secondo me, per me è più importante. Altrimenti, infatti le prossime skill saranno qui, però intanto aspettate, andiamo in ordine. Le prioritarie sono questa. Poi al 3 questa, che è Survivability Expert, che cosa fa? Vi dà più di vita, ed è per un DD è vitale, ragazzi, avere più vita da poter usare in battaglia, assolutamente sì. Ancora più vitale, ma ne parleremo dopo sui russi, comunque, Survivability Expert, vitalissima. Poi, come ultima, assolutamente sì, Concealment Expert. Concealment Expert è molto importante, ragazzi, perché vi aumenta ancora di più il vostro concealment. Voi immaginatevi che uno Shimakaze trainato, quindi capitano
ufficiale perfetto e con il modulo del concealment, arrivate a essere spottati a 5,9 con uno shimakaze, uno shiratsuyu a 5,8, per farvi un esempio. E questo è vitale, ragazzi. Meno vi vedono, meglio è, perché potete essere più aggressivi possibile. Poi, che cosa sono andato io ad aggiungere? Io sono andato ad aggiungere l'Expert Marksman per quello che vi dicevo prima, e cioè il poter girare prima le torrette perché sullo Shimakaze altrimenti sono veramente lente. E dato che lo Shimakaze giocato come dovrebbe essere giocato comunque un po' stare avanti, e dato che ci sono tanti cruiser DD americani, tanti DD russi in giro, avere le torrette un po' più veloci per il momento vi permette di essere sia agili che un po' offensivi. E io mi ci trovo bene. Non sbagliato potrebbe essere anche, infatti, i prossimi punti io li metterò lì, su Adrenaline Rush. Adrenaline Rush, man mano che perdete vita, vi si ricaricano prima i cannoni, ma anche i siluri. E quindi è fondamentale anche Adrenaline Rush, secondo me, su un DD come lo Shimakaze. Ci può stare benissimo. Poi che cosa sono andato a mettere? Sono andato a mettere Torpedo Armament Expertise. Perché? Perché mi dà un meno 10% di ricarica dei siluri. Sempre utile perché comunque la ricarica dei siluri dei giapponesi sono un po' lunghe e lente. E quindi sono andato ad ancora agevolare ancora di più questa cosa. Poi, molto importante è anche Superintendent. Io infatti ora farò una scelta. Dato che mi mancano ancora 4 skill, sarò indeciso se andare a mettere Superintendent e poi l'ultima skill magari metterci un priority target, oppure andare a sacrificare i consumabili per andare a mettere Adrenaline Rush. Adrenaline Rush è a quel punto un Jack of all trade per ricaricare prima i consumabili. Qui sono un po' indeciso, devo essere sincero. Forse opterò per il Superintendent perché comunque sia avere il fumo in più su un destroyer può essere utile. Dopo sta un po' a voi. Io comunque con questa conformazione per adesso mi trovo molto bene con lo Shimakaze. Per quanto io sia bravo a giocare lo Shimakaze, sia ben chiaro. Però comunque sicuramente è un modo di giocarlo che ci può stare. Andiamo sugli americani adesso, sui DD americani, che chiaramente non ho il Gehring ancora, però col Fletcher siamo abbastanza lì. Allora, io sul Fletcher ho optato per una configurazione simile allo Shimakaze, diversa da cosa? Da cosa che Expert Marksman non mi serve sul Fletcher perché ha le torrette molto veloci. E quindi sono andato a mettere direttamente Adrenaline Rush. Allora, molti dicono che sarebbe meglio mettere Radio Location anche. Allora, io Radio Location forse la metterò su questo, però per me sui DD americani se ne può fare anche a meno, sui DD americani, magari è più importante su altri tipi di DD, però molto probabilmente la voglio provare perché ancora non ho mai provato Radio Location, ragazzi, quindi la proverò sicuramente sul Fletcher, dato che mi mancano 4 skill, tutto il resto è abbastanza messo abbastanza bene, a meno che non decido di dare di nuovo Superintendent, e con il Superintendent chiaramente dopo rimane solo un punto, a quel punto andremo a metterlo su priority target a questo punto. Qui però ci devo pensare, ragazzi. Comunque, ho fatto una conformazione anche perché anche Fletcher ha i siluri non molto veloci di ricarica. Allora, io ho dato un Torpedo Armament. Diciamo, se volete essere canonici, al posto di Torpedo Armament potete mettere Superintendent. Io però, con le partite che faccio, vedo che alla fine sì, arrivo alle partite che finisco il fumo, perché li ho finiti, però la partita è lì per lì, quindi sicuramente in un discorso forse competitivo, magari potrebbe essere, ma neanche perché, boh, non lo so, ragazzi, ci devo pensare il Superintendent, perché giocandolo non è che ne ho tutta questa necessità, ho notato. Però se voi volete essere canonici, al posto del torpedo dovete andare a mettere Superintendent per essere canonici. E questa è la parte dei DD americani che, ecco, vi faccio vedere il Fletcher, ma bene o male, voi anche se partite dal basso, la vostra prospettiva è arrivare al Gehring, quindi dovete andare a mettere le skill, queste. Dato che, è anche importante un'altra cosa a sottolineare, dato che il Fletcher ha tanta antiaerea, e io l'ho pompato molto gli upgrade per l'antiaerea sul Fletcher, e anche il consumabile per l'antiaerea, il Fletcher,
Non sono, se no bisognava torpedo armament, ci potrebbe star benissimo anche mettere il basic firing. Però ho visto che anche con la piena upgrade e il consumabile comunque se la cava molto bene il Fletcher a buttare giù ieri. Certo, con questo migliorerebbe ancora di più. Quindi potreste anche valutare, ci potrebbe star bene al posto di torpedo armament mettere il basic firing. Oppure andare a mettere e guadagnereste così anche un po' più di gittata con i vostri cannoni, l'Advanced Firing Training. Quindi io sono indeciso se raggiungere la quarta skill e mettere il radio o mettere l'Advanced Firing Training. Sono un po' indeciso, ragazzi, su questo. Sono opzioni non sbagliate, secondo me, entrambe. Sono opzioni non sbagliate. Quindi dovreste fare delle prove, vedere se col radio location vi trovate meglio. Io tutta questa necessità del radio location non la sento. Magari non su un DD americano, perché comunque il DD americano, avendo un ruolo metà e metà, sia da caccia ai DD, sia che comunque da nave che torpeda le navi, secondo me se ne può fare a meno del radio location e andare ad Advanced Firing Training per avere un po' più di gittata e comunque avere migliorare comunque l'antiaerea ulteriormente. Quindi sono un po' indeciso, ma non è sbagliato, ragazzi, anche perché, come vi dicevo, le skill del capitano sono molto personali a come voi giocate. Essendo molto personali, dovete fare questo ragionamento, analizzare le skill e capire se è il caso o meno di utilizzarle. Ah, postilla che mi ero dimenticato, sullo Shimakaze, se voi giocate con il Type 93, non è sbagliato andare a mettere questa. Il torpedo acceleration, perché praticamente vi porta la velocità di torpedo alla stessa del 93 mod 3, però che con quale differenza? La differenza è che invece che 12 km avrete 15 km di raggio, che non è male, però andate a perdere due skill del capitano. Invece ho optato per togliere il torpedo acceleration, andare direttamente in mod 3. Non ho ancora provato l'F3, potrebbe essere divertente anche se bisogna avvicinarsi parecchio, però lo proveremo, un giorno faremo un video anche su quello. Comunque ecco, piccola, ora ritorniamo, come dicevo sul Fletcher, e sulle skill di capitano, e quindi ecco, sono indeciso, però sta a voi anche scegliere quale preferite su queste cose. Poi andiamo sui russi, io sono al Tashkent, avevo il Tashkent Tier 8, ora ho il Tashkent Tier 9, quindi ottima cosa. Ho anche l'Ognevoi Tier 8 perché avevo comprato l'Ognevoi, che era Tier 6 prima, e quindi me la sono scialata un pochetto, ragazzi. Però comunque adesso porteremo avanti sia il Tashkent che l'Ognevoi, perché l'Ognevoi fa parte della nuova linea dei DD, vi ricordo. Allora, sul Tashkent, che è una nave portata chiaramente ad andare contro a cacciare i DD, ma anche ad incendiare le corazzate di base, ho optato per questa opzione. Ancora non ho molti punti perché ero al tier 8, ragazzi. Teoricamente qui dovrei avere almeno 15 di punti skill, 15-16, però comunque sia ci giocheremo e aumenteranno. Di nuovo, questo è fondamentale su tutti i DD comunque, ragazzi, preventive maintenance. Poi Last Stand, assolutamente sì, ragazzi. Sempre di nuovo Survivability Expert, che in questi russi adesso sono ancora più importanti perché io lo sto provando da poco, lo sto provando al posto del fumo con il Repair. E quindi abbinando il più di vita al Repair, beh, ragazzi, si guadagna parecchia vita. E secondo me non è male come opzione, però la devo ancora testare bene, ci ho fatto due partite ancora, quindi devo ancora studiarmela. Poi Concealment Expert, anche perché i DD russi hanno un concealment orribile. E poi qui ho inserito l'Advanced Firing Training. Il problema qual è, ragazzi, dell'Advanced Firing Training è che ci poteva star bene anche Radio Location, però io preferisco andare a fare l'Advanced Firing Training per poter sparare un po' più lontano e migliorare un po' l'antiaerea, perché altrimenti i DD russi non è che brillano di antiaerea, ragazzi.
E infatti anche sull'upgrade gli ho dato un'ulteriore distanza all'antiaerea, proprio perché potrebbe starci bene addirittura anche andare a mettere anche la Gun Modification 3, perché alla fine i torpedo lui ricarica in base a 56 secondi, 50, 60 secondi, che alla fine non è poi così tanto, ragazzi. Addirittura anche qualcosa di meno con quelli più potenti, però ci potrebbe anche beh, ok, 58 secondi perché c'è il torpedo Tube Modification 3. Però si potrebbe andare a mettere la Gun e al posto, a quel punto, altre tre skill, magari metterle sul torpedo armament. Ma alla fine i russi non è che fanno la loro partita con i siluri, soprattutto i DD russi che hanno un raggio di 8 km i loro siluri. Ok, ragazzi, però averli e non averli sempre meglio di niente. E quindi ho optato per questa configurazione. Ci potrebbe star benissimo di nuovo Superintendent, assolutamente sì. Potrebbe starci bene Adrenaline Rush, sempre per lo stesso motivo che sparate prima, quindi ottimo. L'Expert Marksman non lo vedo necessario, perché comunque sia sono torrette abbastanza mobili quelle dei russi, quindi ne potete fare anche a meno, ragazzi. Questa, ecco, è la configurazione mia personale per quanto riguarda i DD russi. Che, come vedete, sono abbastanza simili. Cioè, le differenze, ragazzi, sono poche alla fine. Mass uguale per adesso ai DD russi, ragazzi. Sono indeciso, dato che nel Mass, essendo un DD forse più adatto alla caccia verso gli altri DD, sono tentato a mettere anche il radio location, ragazzi. Però sicuramente le prossime sicure saranno o Advanced Firing Training. Però per potenziare solo l'antiaerea me ne frego. Non sono sicuro di questa cosa. E quindi ci penserò. Radio location probabile. Potrebbe starci bene anche Demolition Expert, ragazzi, per poter incendiare meglio. Però il fumo delle tedesche non dura tantissimo, quindi se ne può fare anche a meno. Sicuramente Adrenaline Rush ha senso. L'Expert Marksman, almeno sul Mass, ci potrebbe star bene perché le torrette non sono molto veloci. L'Expert Marksman potrebbe starci bene, ragazzi. Non è sbagliato metterlo, secondo me. Sempre però Last Stand va sopra. Prima priorità Last Stand, ragazzi. Adrenaline Rush ci può stare benissimo. Se sentite la necessità, anche il Superintendent, che qui giova di più proprio perché avete anche il consumabile del sonar, e quindi potrebbe avere ulteriormente senso metterlo, assolutamente sì. E quindi, bene o male, le cose da fare sono queste, ecco, all'incirca. Vi faccio vedere le skill direttamente dello Zao, perché tanto il discorso è sempre quello, arrivare allo Zao. Le skill dello Zao, mie personali. Allora, per adesso ho deciso di mettere Preventive Maintenance. All'inizio, ve lo dico, però dopo non sto a ritrainare, pensavo che fosse più incisivo il Direction Center for Catapult, cioè l'avere il doppio aereo spottino. Sinceramente ne potrei fare a meno, ragazzi, e magari la metterei forse sul più utile Priority Target a questo punto, perché non è molto efficiente come difesa aerea. Non è che serva, io pensavo semplicemente che gli aerei girassero in maniera sincrona. Invece girano in maniera asincrona, e quindi girando in maniera singola, c'è sempre asincrona, c'è sempre un punto che non spottano sostanzialmente. E quindi se ne può fare anche a meno, secondo me. Quindi io non vi direi di metterlo, anzi date la priorità a Priority Target e a Preventive Maintenance. Preventive Maintenance sullo Zao è importante perché i giapponesi tendono a subire danni ai timoni, ai motori, è un po' più facile danneggiarli. Allora vi consiglio di mettere il Preventive Maintenance per darvi un po' più di tutela. Per forza sullo Zao, ma anche su tutti i giapponesi, l'Expert Marksman, perché le torrette dello Zao altrimenti sono troppo lente per il lavoro che deve fare lo Zao, perché comunque sia lo Zao ha bisogno di fare molte manovre, facendo le manovre non può perdere tempo ad aspettare che i cannoni si riallinino, perché sennò rischiate di dovervi rispostare e avete di nuovo i cannoni fuori fase. Quindi è meglio mettere l'Expert Marksman.
Sicuramente sì, Demolition Expert, assolutamente. Concealment, assolutamente sì, per poter fare Invisible Fire. Io dopo ho scelto di metterci Advanced Fire Training per dargli un minimo di difesa antiaerea, per potenziare al minimo la difesa antiaerea. Poi da qui in poi, ragazzi, sono indeciso, solito un po' indecisione. Se non avessi sprecato il punto su Direction Center, ci potrebbe star bene fare cosa? 3 su Superintendent, assolutamente sì, e 2 su Adrenaline Rush, assolutamente sì. Non è sbagliato. Non è anche sbagliato anche andare a mettere, ragazzi, il Survivability Expert. Vi spiego un po' il pensiero. Lo Zao è una nave che comunque sia non ha tantissimi punti vita. Ne ha 40.000. Andare a mettere, volendo, il Survivability Expert vi darebbe quasi 6, vi darebbe, mi sembra, quasi un 15% in più di vita tra le riparazioni potenziate e tra il fatto che comunque avete già qualcosina in più di vita di vostro. Perché non lo dice, però il Survivability Expert, se non mi ricordo male, oltre a darvi più vita, perché vi dà più vita, perché a ogni tier vi dà 350 HP per ogni tier di livello, vi dà anche una percentuale maggiore di riparazione, se non mi ricordo male, ragazzi. E quindi su una nave come lo Zao potrebbe aver senso, perché non avete tantissimi punti vita, questo vi darebbe un 15, mi sembra sì, un 15-20% di vita in più da poter avere. Quindi da 40.000 passate a 45.000 all'incirca, 45-46.000, già meglio, già meglio. Quindi non è sbagliato andare a fare al posto del Superintendent, andare a mettere il Survivability Expert. Potrebbe non essere sbagliato secondo me, ragazzi. E poi con i due punti che vi rimane, Adrenaline Rush sicuramente molto utile a questo tipo di navi, ragazzi. Anche perché sono navi che hanno un ratio di fuoco un po' massivo. Tipo lo Zao, mi sembra che lo Zao è ogni. Aspetta, non mi ricordo. Lo Zao è ogni, tre, ogni quasi, quasi 14 secondi. Con Adrenaline Rush, calando di vita, arrivereste tipo a 9 secondi, mi sa, cioè 10 secondi, 9-10 secondi. Già meglio. Col volume di fuoco che genera lo Zao, sicuramente Adrenaline Rush ha senso su questo tipo di nave. Voi però valutate, anzi, fatemi sapere se per voi potrebbe essere un'idea usare il Survivability Expert. Ah, vi ricordo, perché lo dico sempre alla fine, però meglio ricordarlo anche all'inizio. Mettete un bel mi piace al video se vi è piaciuto. Commentate sotto al video se avete qualche richiesta o qualche commento da fare. Io cerco sempre di rispondere a tutti. E se è possibile, condividete il video il più possibile, così mi aiutate a crescere come canale. Mi fareste un piacere personale enorme, grande come una casa. Continuiamo. E qui. Per lo Zao finita, vi faccio un piccolo sulla Tago, ma come ve l'ho già fatta vedere, la Tago pressoché è identica. Ho rinunciato al catapult. Potrebbe, ora non mi ricordo una cosa, come. Allora, la Tago ha 40.000 di vita, per essere un tier 8 non è malvagia. Quindi il discorso vale meno. Scusate. Vale meno il discorso dello Zao del Survivability Expert, ragazzi. Anche perché lo Zao è un tier 10, quindi avrebbe 700 di vita in più per due tier in più. Invece già la Tago già cala di 2, a quel punto non conviene più usarlo. Conviene magari su un tier 10 come lo Zao, quel discorso. E poi vedete, la Tago molto simile, Adrenaline Rush per forza, come vi dicevo l'altra volta, l'Expert Marksman spesso si cerca di non metterlo più, però io il random, ragazzi, ne ho proprio bisogno, altrimenti non riesco a giocare come mi piace giocare a me. Allora preferisco mettere l'Expert Marksman, preferisco, ragazzi. Addirittura molti ho visto che alcuni giocano anche Last Stand, però a quel punto se non mettete Expert Marksman, Jack of All Trades potrebbe avere più che senso, ragazzi. Io adesso mi mancano 3 punti. Ora valuterò se penso che andrò a metterli in Superintendent. Penso, ragazzi. Allora, e qui abbiamo finito la parte dei DD e degli incrociatori giapponesi. Ora andiamo sugli incrociatori americani. Come vedete non è molto diverso. Comunque sia il Demois
ha bisogno, deve incendiare di base con il ratio di fuoco che ha, quindi è meglio dare Demolition Expert. Do Expert Marksman, perché comunque anche il Demoman non ha delle torrette molto veloci. Adrenaline Rush, assolutamente sì, perché è un value enorme per la nave. Demolition Expert, qui ho messo Superintendent, per avere anche il radar in più, sicuramente sempre comodo. Le prossime skill, ora a metterla là, potrebbero essere o 4 punti direttamente sull'Advanced Firing per potenziare a bestia la potentissima antiaerea del Demois, oppure sono un po' indeciso se andare a mettere Jack of All Trade e magari mettere Priority Target. E con l'altro punto che rimane ci attacchiamo, oppure mettere Basic Firing Training e Priority Target, oppure mettere Vigilance per poter vedere meglio i siluri, prima i siluri. Non sono sbagliate, dipende anche voi da come lo giocate. Io penso che andrò a mettere a questo punto l'Advanced Firing Training per avere comunque una difesa antiaerea prestante, ragazzi. E poi per passare ora ai russi, chiaramente vi faccio vedere le skill del Moskva. Poi su Kutuzov faremo un ragionamento diverso, ma anche lì sono abbastanza simili. Allora, il Moskva, abbiamo Preventive Maintenance, perché comunque il Moskva non ha, no, giustamente, il Moskva non ha l'aereo spottino, quindi non avrebbe senso. Preventive Maintenance, assolutamente sì. All'inizio il Moskva gioca abbastanza arretrato, quindi il priority target secondo me può anche non servire. L'Expert Marksman sì, perché le torri del Moskva non sono molto rapide. A quel punto io ho deciso di dare Demolition Expert, Concealment perché sennò vi vedono anche dalla luna. Advanced Firing Training per migliorare la difesa antiaerea del Moskva, che anche essa è molto valida. E poi ho deciso di metterci il Superintendent. Ora mi mancano 2 punti skill. Penso proprio che li andrò a mettere su Adrenaline Rush, ragazzi, per completare il cerchio del Moskva. Perché comunque il Moskva spara ogni 8 secondi, mi sembra. Ogni 8, mi sembra. Ogni 9 secondi è uno. Quindi dargli Adrenaline Rush può avere senso, assolutamente sì. Invece per il Kutuzov, vabbè, neanche tanto diverso. Qui però c'è da studiare un'altra cosa, vi spiego. Vabbè, la solita cosa base, ho dato Adrenaline Rush. Potrebbe non essere male sul Kutuzov rinunciare all'Expert Marksman, ragazzi, per poi andare a mettere l'Inertia Fuse. Perché sui calibri del Kutuzov, come quelli della Belfast, l'inertia fuse danno quel qualcosa in più alla nave. Quindi io penso che quando raggiungerò i punti necessari, ridistribuirò i punti per andare a togliere l'Expert Marksman, però andare a mettere l'inertia fuse. Poi, se avanzano un paio di punti, Jack of all trade, ragazzi. Ok? La struttura base e siamo qua. Il ragionamento è questo per il Kutuzov e per la difesa di Mosca. Poi i tedeschi, i cruiser tedeschi. Vedete che le skill sono abbastanza simili, ragazzi, come potete vedere. Qui che ho scelto di dare l'Expert Marksman, non mi interessa perché comunque le torri dell'Hindenburg sono abbastanza veloci. Quindi do subito Adrenaline Rush. Demolition Expert, perché comunque sia l'Hindenburg fa dei buoni incendi, quindi è meglio dare Demolition Expert. Poi Concealment Expert e Advanced Firing Training. Dopo, penso proprio con i punti rimasti, andremo a dare Superintendent, ragazzi. Superintendent, assolutamente sì. E poi con il punto che rimane, a quel punto diamo priority target, oppure potremmo andare a mettere l'aereo spottino, anche se io non sono questo amante, perché non è che ne ho sentito poi così la mancanza il non averlo. Però se ne abbiamo uno, adesso valutiamo, l'Hindenburg non è che ha tutto questo bisogno del priority target, bisogna pensarci, però sicuramente
Questa è una buona conformazione, anche perché andiamo a potenziare le antiaeree, l'antiaerea, perché comunque l'Hindenburg è un'ottima nave antiaerea e quindi darle uno spunto in più ci sta bene, anche se non avete il consumabile, così buttate giù gli aerei molto facilmente, ragazzi. E basta, e questo andiamo a chiudere. Ora, gli inglesi bisogna fare un ragionamento diverso. Allora, vi faccio vedere le skill del Minotaur, che sono diverse da quelle della Belfast, e ora ve le faccio vedere. Io che cosa ho deciso di giocare sul Minotaur? O meglio, voi dovete giocarlo su tutte le navi inglesi. Quando arriverete al Minotaur, ne avrete la totale, il totale uso, ne godrete sostanzialmente. Però sulle navi inglesi bisogna impostarle così, secondo me. Preventive maintenance. Priority target, perché voi state molto sotto e quindi avete bisogno del priority target per capire se siete o meno troppo targetizzati dalle navi. Poi io vado in smoke screen expert perché comunque sia i fumi adesso un po' meno con la nuova patch, perché prima con la vecchia patch quando il fumo finiva non faceva l'ultimo sbuffetto, non so se vi ricordate. Adesso invece hanno corretto questa cosa. Ora, quando finisce il fumo, comunque un ultimo sbuffetto lo fa. Però, dato che comunque il diametro del fumo degli inglesi è talmente piccolo, che avere qualcosa in più, secondo me, è d'obbligo. E quindi Smoke Screen Expert. Anche perché Adrenaline Rush non ha senso, perché comunque una nave come Minotaur spara ogni 4. No, sì, mi sembra ogni 4 secondi. Aspettate, non mi ricordo, ragazzi. Ah, con queste. Mi sembra che spara ogni 3 secondi e 2, ragazzi. Non ne avete. Vi fi fidatevi. Ora, anzi, la prossima volta vi farò vedere un gameplay con il Minotaur. E non avete bisogno della Adrenaline Rush. Giusto per i siluri, ma ne potete fare a meno, ragazzi. E quindi abbiamo messo Smoke Screen Expert. Poi un Jack of All Trade. Diciamo che la priorità, secondo me, è questa: Priority Target, Preventive Maintenance. Jack of all, cioè scusate, la priorità è Preventive Maintenance, Jack of all Trade, il fumo lo potete anche andare a mettere dopo, se state attenti il fumo che avete vi basta stare attenti ragazzi, Super Intendant per forza perché vi serve il maggior numero di fumi possibile e Concealment d'obbligo, queste sono le basi. Poi io sono andato ad aumentare l'antiaerea perché il Minotaur come tutte le inglesi non hanno il consumabile antiaereo, ragazzi. E quindi hanno bisogno ha bisogno di potenziare un po' l'antiaereo, ragazzi. Poi sono andato a dare lo smoke screen. Sono andato a dare il priority target, ragazzi. E con queste skill io mi sento abbastanza soddisfatto. Mi rimangono 2 punti skill. Credo proprio, ragazzi, che le andrò a mettere a Adrenaline Rush per finire il discorso. Però come ultime skill, l'andrò a mettere come ultima skill, però. Ok, ragazzi? Invece sulla Belfast dobbiamo fare un ragionamento diverso, che penso che valga anche per la Perth, per chi ce l'avesse. Per la Belfast, dato che la Belfast, ragazzi, chiaramente cosa fa? Spara HE, e quindi andrete a fare un discorso molto più simile al Kutuzov. Quindi andremo a dare Preventive Maintenance. Allora, le torrette preferisco usare Expert Marksman sulla Belfast, però potreste farne a meno e andare direttamente ad usare Adrenaline Rush. Io però mi trovo meglio con l'Expert Marksman, ragazzi. Quando usavo il capitano del Minotaur sulla Belfast, avevo sia Expert Marksman che Adrenaline Rush, comunque sia. Poi, Super Intendant per forza, perché vi servono i consumabili, ragazzi. Concealment Expert, assolutamente sì, in modo da essere spostati a 8 e 7. Poi da qui invece che cosa andremo a mettere? Io la prossima andrò a mettere Demolition Expert, ragazzi, perché avete bisogno di potenziare al massimo la vostra capacità di incendio. Poi, come ultima skill, io andrei a mettere Inertia Fuse, sempre per quel discorso che i calibri 150, come quelli del Kutuzov, danno la miglior performance con l'Inertial Fuse, ragazzi, per poter massimizzare il vostro danno. Io il Ranked l'ho giocata la Belfast con l'Inertial Fuse e mi sono trovato bene. Diventa molto più cattiva e con le HE fa molto più male, ragazzi. Quindi sicuramente l'Inertial Fuse ci può stare su una nave come la Belfast.
E per finire mi sembra che dopo, e qui dopo la scelta vostra, se vi rimangono un paio di puntarelli, Jack of all trade non è mai sbagliato, assolutamente no. E così finiamo la parte degli inglesi. Le corazzate. Allora, iniziamo con la giapponese, con la Yamato. Qui c'è da fare un ragionamento diverso, ragazzi. Se giocate la Yamato a secondarie, allora dovete rinunciare, secondo me. Dovete rinunciare a Concealment Expert e andare a mettere Manual Fire Control, ok? E per il resto lasciate tutto com'è, ok? Quindi, Priority Target, togliete il Direction Center perché l'avevo messo prima, ragazzi, per provarlo, sempre il discorso. Andate a mettere i moduli proprio perché così proteggete di più le vostre antiaeree e le vostre secondarie. L'Expert Marksman, per forza ragazzi, una Yamato senza Expert Marksman è impossibile da giocare a mio parere. Adrenaline Rush vi dà un grosso value, assolutamente sì. Superintendent, assolutamente sì. Se la giocate full mimetica, quindi se con i moduli avrete qui il concealment, allora... allora forse dovreste pensare di andare a mettere Vigilance, ragazzi. Ok? Però io la gioco metà e metà, quindi non metto Vigilance, metto Superintendent. Io la gioco con Concealment Expert per poterla giocare metà e metà, per non farla vedere da troppo lontano. E poi vado a potenziare l'antiaerea per potermi difendere un po' da quei maledetti aerei. Io così come conformazione mi trovo bene. Come vi dicevo, se voi la giocate a secondarie, allora è d'obbligo togliere il concealment. A quel punto togliete il concealment qui, ma magari lo mettete di qua, sempre per quel discorso mezza e mezza. E poi date il manual fire control per poterle potenziare e sfruttare le secondarie al meglio, ragazzi. E questa è la mia versione della Yamato. Per come la gioco io la gioco la Yamato molto aggressiva. Io sono molto aggressivo nel giocare la Yamato. E quindi con questo bilanciamento mi ci trovo abbastanza bene. Potrebbe non essere sbagliato rinunciare all'antiaerea per andare a mettere un Basic of Survivability o anche addirittura un Fire Prevention per limitare i vostri incendi che subite. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però a me mi dà molto fastidio essere iperfocussato delle porterie. Per avere un minimo di garanzia di difesa, ho deciso questo. Però non è sbagliato magari andare a mettere, come dicevo, il fire prevention o rinunciare all'antiaerea per mettere un basic of survivability. Assolutamente. Quello sta anche un po' a voi. Oppure dite, ma anche se a me mi vedono da 17-18 km, me ne frego. Tolgo il concealment, preferisco il fire prevention in modo che almeno non pecco incendi. Ragazzi, dipende da come giocate voi, ve l'ho già detto. Le skill del capitano sono anche, le dovete adattare al vostro stile di gioco, ok? Le americane vedrete sono molto simili. Io ho fatto una differenza semplicemente perché non sento tutta questa necessità del superintendente perché avrei comunque 4 cure. Mi bastano con la Montana, almeno giocando per come gioco io. Toglierei l'aereo e metterei il priority target, quello assolutamente sì. Oppure togliete l'aereo, così avete un altro punto in più per andare a mettere il superintendente alla fine. Comunque sia, io la gioco Expert Marksman, Adrenaline Rush. Come vedete, Adrenaline Rush tendo ormai ultimamente a metterlo un po' su tutte le navi. Con la Montana ho deciso di potenziare al massimo l'antiaerea, proprio perché il punto di forza della Montana è l'antiaerea. Quindi a questo punto ho detto, potenziamo l'antiaerea, io non la gioco full mimetica, sempre metà e metà, e quindi non ho bisogno di usare Vigilance. Quindi ho detto, andiamo a potenziare al massimo l'antiaerea, andiamo poi a potenziare anche la gittata dell'antiaerea. E la precisione e comunque sia il range delle secondarie per avere comunque un buon bilanciamento di difesa. E poi io ho dato il concealment per non farla spottare a troppa distanza. Come vi dicevo, potreste rinunciare all'aerospottino. Io infatti sicuramente magari più avanti ridistribuirò i punti per andare a dare il superintendent che sicuramente potrebbe aver senso. Assolutamente sì.
Oppure abbiamo altri due punti, Jack of all trade e non ci fa, Jack of all trade ci sta benissimo. Infatti io per adesso con i prossimi due punti che prenderò andrò in di Jack of all trade, ragazzi. Stesso discorso, non volete potenziare l'antiaerea? È già forte di base l'antiaerea della Montana. Non la volete potenziare? D'accordo. 3 punti li mettete su Basic of Survivability e 4 punti li mettete su Fire Prevention, diventate un full tank. Ci sta benissimo, ragazzi. Non si può dire che non sia giusto. Anzi, ci può benissimo stare. Sono prove che uno può fare. Uno, se potesse ridistribuire più facilmente i punti del capitano, sicuramente si possono. Sì, ci si potrebbe divertire molto di più. Ma la VG vuole che, se vuoi ridistribuire i punti, o c'hai il capitano iperskillato e quindi puoi farlo con la sua esperienza, oppure devi pagare 425 doubloni. È così, ragazzi. Ce la dobbiamo tenere. È così. Comunque sia, sta a voi la scelta. Poi, sulle tedesche. Sulle tedesche, prendi la Bismarck. Allora, scelta vostra di nuovo. Dalla Bismarck in poi potete scegliere se giocare di secondarie oppure giocarla normalmente. Allora, la Bismarck, secondo me, si presta più al gioco di secondarie, perché comunque sia ha una grande agilità, ha una grande manovrabilità rispetto alla Der Gross e rispetto al Kurfürst. E quindi giocare di secondaria su Bismarck è più facile, ok? Anche perché ha un concealment un po' più basso, e quindi gli permette, forse viene meglio il gioco di secondaria alla Bismarck. Secondo me sulla Der Gross e sulla Kurfürst ha meno senso il gioco di secondarie, per me, per come le gioco io le navi. Però dopo a voi la scelta. La Bismarck, che va giocata, secondo me, a secondarie ci sta bene, può essere una valida opzione questa. Giocare Preventive Maintenance per proteggere l'Expert Marksman, oppure le torrette non è che siano così lente, quindi potreste anche andare a mettere direttamente Adrenaline Rush. Io vado a mettere Demolition Expert. Perché? Perché in questo modo aumentate tantissimo la capacità di incendiare delle vostre secondarie, che già è molto elevata come capacità, ma con, se la giocata secondaria la Bismarck, sicuramente Demolition Expert è la soluzione che fa per voi, secondo me. Poi andrò a mettere Advanced Firing Training per portare le secondarie a 10.4 o 10.1, mi sembra. 10.1 mi sembra, per portare il secondario a 10.1. A quel punto a voi la scelta. A quel punto a voi la scelta. La giochiamo mimetica, ok? Quindi andrete a mettere Concealment Expert. Se invece la volete giocare full secondarie, dovete andare a mettere Manual Fire Control. Il problema di Manual Fire Control, ragazzi, è che dovete essere sempre voi a selezionare il bersaglio delle secondarie. Se avete una nave a destra, l'altra a sinistra non verrà attaccata dalle secondarie con questa skill. È una scelta vostra. A me usarla sicuramente è tanta roba perché è meno 60% di dispersione massima. Quindi le vostre secondarie diventano molto molto precise. Però è anche vero che andate a perdere di compromesso con la nave, cioè, come vi dicevo, se avete un nemico a destra e una a sinistra, quello a sinistra non verrà targetizzato se non lo targetizzate voi. Quindi, che dirvi, ragazzi? È una scelta vostra, vedete come vi trovate. Se la volete giocare a full secondarie, per forza dovete andare a mettere il Manual Fire Control. Per forza, perché se volete giocare full secondarie, dovete andare a estremizzare il più possibile le secondarie, e quindi il Manual Fire Control dovete metterlo. E quindi io farò così, io giocherò Advanced Fire Training e poi darò Concealment e lo toglierò da qui, proprio per quel discorso di un mezzo e mezzo per poter comunque vedere i siluri, perché la Bismarck ha bisogno di avvicinarsi un po'. Sì, va bene che ha l'idroacustica, però il poter vedere prima i siluri sicuramente è un po' meglio, dato che comunque vi dovete avvicinare parecchio. E questa è la versione della Bismarck, full secondarie. Se invece non la giocate full secondarie, potrebbe non essere sbagliato andare a mettere Super Intendant. Sicuramente non è sbagliato Basic of Survivability. Sta a voi, ragazzi, dipende anche da come la giocate. Andiamo direttamente. Vabbè, facciamo la Tirpitz, così vi faccio vedere la mia visione della Tirpitz.
Sulla tirpitz, qui come il discorso di prima, bisognerebbe togliere direction per mettere preventive maintenance. Preventive maintenance come primario. Poi io ho dato Adrenaline Rush perché comunque le torrette se ne può fare a meno delle torrette di Expert Maximal sulle tedesche, o meglio, sulla Tirpitz. Quindi Adrenaline Rush, ho dato Super Intendant, poi ho dato piena potenza alla contraerea. Perché? Perché la Tirpitz non ha una grandissima contraerea e ho deciso di dare piena potenza alla contraerea per potermi un minimo difendere contro la contraerea nemica, anche perché la Tirpitz, avendo una grande dispersione, non può giocare l'upgrade dell'antiaerea, però perché devo giocare la dispersione, ragazzi. E quindi ho preferito andare invece su skill del capitano per l'antiaerea per comunque bilanciare la nave. E poi concealment expert. E non vi sbagliate. Qui mi mancano 2 punti che andrò a metterle su Jack of All Trade, ragazzi. Kurfust, discorso uguale alla Bismarck. Se voi giocate la Kurfust a secondarie, dovete andare a togliere il concealment, mettere il Gunfire Control, ok? Mettere il Gunfire Control e poi come ultime 2 skill mettere Jack of All Trade. Invece io giocando la Kurfust la gioco full mimetica. Perché comunque ha una grossa concealment, così mi vedono a 14-8, ma proprio per questo gioco Vigilance, ragazzi, per poter vedere comunque i siluri a una distanza valida per poterli evitare. E dato che la Kurfust è un bel tank, ho deciso di darle Basic of Survivability. Comunque le cure ne ha già 4. Ho visto che mi sono. Allora, non starei male con la quinta cura. Però, giocandola in sinergia con Basic of Survivability e in sinergia anche con la bandierina che ti dà più vita quando ti curi, ho visto che se ne può fare anche meno di Super Intendant, ragazzi. Però, resta il fatto che sicuramente mettere Super Intendant non è sbagliato. Sta a voi la scelta. Concealment e poi l'Advanced Firing Training perché così comunque ho portato le secondarie. Mi sembra a 8 e 4. Ora, se non mi ricordo male, secondary armament. Così ce l'ho a 8 e 1. Con la bandierina arrivano a 8 e 5. Mi sembra 8 e 6. Proprio perché non gioco. Gioco la dispersione, ragazzi. Per poter rendere la nave il più cattiva possibile con le sue primarie. Giocando la dispersione, aumento sempre un più 5%. Però, certo, non è come questa che è un più 20% alle secondarie, ragazzi. Altrimenti, le secondarie andrebbero esattamente come la Bismarck. Ok? Però, come vi dicevo, non mi piace giocare a secondarie. E quindi la Kurfust io me la gioco così. E mi ci trovo molto bene. Allora, la Dunkerque, ragazzi, essendo una ancora fresca, ve la faccio vedere al volo. Ecco qua, l'impostazione sono molto simili. Chiaramente qui uguale, togliere l'aereo per mettere preventive maintenance. E poi andremo a dare il concealment come ultima parte. Potrebbe non essere sbagliato anche il fire prevention sulla Dunkerque, perché la Dunkerque gioca di punta ma subisce molto gli incendi, perché viene focussata agli incendi sostanzialmente. Quindi il fire prevention potrebbe non essere sbagliato, ragazzi. Sulle portaerie, io non sono un amante, vi faccio vedere l'Independence, che non so neanche se è giusto perché le gioco pochissimo. Comunque io ho messo Versatility, che è un meno 20% sulla detrabilità degli aerei. Più 70% degli HP quando gli aerei ritornano alla portaerei, meno 30% di velocità. Diciamo, bisogna un attimo. Devo vedere se questa è efficace. A leggerla allora mi sembrava sì, poi non giocandoci l'ho lasciata lì. Però secondo me poteva non essere male. Poi chiaramente Aircraft Service Expert che vi dà un meno 10 di service time, assolutamente sì. Molto importante l'Expert Rear Gunner. Che vi dà un danno al secondo migliore sugli aerei. Allora, poi se giocate, io mi sembrava emergency take off giusto perché comunque voi potete comunque lanciare gli aerei se siete incendiati. Può capitare spesso con una portaerei che vi ritrovate inseguiti da qualche DD che ogni tanto vi incendia. In questo modo potete comunque far partire gli aerei e non perdete la vostra efficienza.
In seguito, Air Supremacy è importantissima sulle porterie. Poi dovete scegliere voi se andare a giocare di concealment per non farvi spottare troppo. Anche il torpedo armament è importante perché vi riduce il service time dei bombardieri con il torpedo. Quindi anche il torpedo armament è importante sulle porterie. Stampo a voi, io come vi dicevo non le gioco tanto, quindi non posso esservi molto d'aiuto da questo ramo. E niente ragazzi, abbiamo finito. Per fortuna è finito, scusate se il video è un po' troppo lungo, vi ricordo di mettere un bel mi piace, condividete il video il più possibile, commentate sotto se avete qualche suggerimento da farmi sulle vostre skill, se magari pensate che potrei migliorare le skill in maniera diversa. E ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti!